Salve a tutti ragazzuoli, qui è Joseph Gamer e bentornati su Jump Force con questo nuovo episodio della serie. Vi ricordo che sul mio canale trovate già tutti gli episodi precedenti, andate a recuperarli se non li avete ancora visti e vi ricordo di lasciare un like adesso se volete nuovi episodi, pollice in su ed iscrivetevi ora al mio canale se non l'avete ancora fatto. Inoltre, ultimissima cosa ed iniziamo, su Instagram sto facendo dei sondaggi con i quali deciderete voi le mosse e soprattutto i vestiti di Joseph. Seguitemi su Instagram, il nickname è Joseph the Gamer e lì deciderete voi tutto quello che riguarda Joseph. Ed ora, a parte ste chiacchiere, iniziamo assolutamente! E parte il filmato! で、何なんだ?黒ひげの目撃情報が入ったって話だ。あいつもこの世界に来てんのか。どうも、マッターホルンとメキシコという場所で、ほぼ同時刻に目撃されたという話じゃ。例のレプリカか。どちらにせよ、黒ひげがベノムズと接触したことは間違いないようじゃな。 偽物だろうと本物だろうとまとめて全員ぶっ倒せばいいんだな。どうした？腹でも減ってるのか？ん？黒ひげについて？俺も気にはなっていた。黒ひげは俺たちの世界で暴れまくっている海賊の一人だ。強いのか？ああ、うんざりするほどな。そうか。長官からの通信です。 そこにいたのか。ニューヨークでマーシャル DT1、通称黒ひげの襲撃が確認された。ベータチームと共に出撃してくれ。気をつけろ。黒ひげは目的のためなら手段を選ばねえ。偽物だろうが本物だろうが気を抜くな。ゼハハハハ。誰にも俺を止められねえのさ。Siamo soli? 誰だてめえは見かけねえ面だな。やめとけやめとけ。おめえ程度じゃ俺を倒せねえ。せいぜい隅っこで指でも加えてろ。ゼハハハハハ。Come vedete ragazzi nei filmati sto evitando di parlare, perché almeno così vi godete il filmato. Poi all'inizio avevo visto... Ah, ce l'ho qua, non ci credo. Ecco, ce l'ho qua ragazzi, bellissima. Allora, oggi che tra l'altro è San Valentino, quando registro e pubblico questo video, un video con una ragazza secondo me ci sta, lei è bellissima. L'hanno fatta poi con queste forme accentuate, ma lasciamo perdere, non entriamo troppo nel dettaglio. Direi di attaccare subito Barbanera. Non so in italiano se ho pronunciato bene le frasi, ma chi se ne importa ragazzi, forza. Vediamo un po', Pistol Kiss. L'avete sentita come che fa Pistol Kiss? Slave Arrow? Oh! No, 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 via, via, via! Non mi ha preso bene così! Mero, mero, mello! No, ragazzi, ste mosse vanno fatte tutte da vicino. Via, via, via! Ragazzi, sono riuscito a scansarmela. Mi è andata benissimo. Allora, quasi quasi sapete che faccio. Mi faccio il risveglio con lei. Ragazzi, abbiamo le ragazze sexy pure su Jump Force. Sono contentissimo. E andiamo con la tecnica risvegliata. L'ho colpito in pieno. Ed è devastante! Senza parole, bellissima e fortissima. Un bacio a lei. Se la mia ragazza mi vede a fare queste cose, si arrabbia. Ma ovviamente, ragazzi, ci scherzo, è chiaro. Vai, abbiamo vinto. È impazzito ragazzi, ride di continuo. Oh, arriva Luffy. Omaera, matasete na. Oh, mugiwara ja nei ka. Aete ureshii ze. Wake no wakaranei sekai de mawari wa shiranei yatsu bakari. Chodo sabishikatta tokoro da. Kurohige, omae, honmono ka? Eh? Ikinari arawareta ka to omoeba nani itten da? Toboken na. お前もベノムズの仲間になったんだろ。ベノムズだ。知らねえな。それよりも麦わら、てめえの方こそどうなんだ。どこの馬の骨ともわからねえ連中とつるんでるようじゃねえか。海賊を辞めて仲良しごっこでも始めたか。俺も忙しいんだ。あばよ麦わら。E se ne va via?
Ma non è controllato dai Venom allora? Sono adesso diretto in questa zona e sembra che io debba parlare con Sirio e Pegasus. Poi ragazzi, anche nei prossimi episodi vedremo nuovi vestiti per Joseph, voterete poi i sondaggi voi su Instagram, quindi seguitemi lì. Vediamo un po' di parlare prima con Pegasus, vediamo cos'è che ci dice. Vorresti allenarti con me? Sarebbe un onore. Quindi fa parte della storia questo, ragazzi. Per andare avanti devo fare queste battaglie. Hai mai sentito il potere del cosmo dentro di te? E Joseph non ha la minima idea di quello che questo significhi. Immagino di no, un tempo anch'io ero come te. Una volta mi chiesero di frantumare una roccia a mani nude, avevo solo 6 anni. Naturalmente fallii. Attenzione, Jotaro! E ora puoi farlo? Si è interessato subito. Naturalmente, nulla di più semplice. Non solo io, qualsiasi cavaliere può riuscirci facilmente. Pensa a te. Tutti qui sono fuori dalla realtà rispetto al mio mondo. Vale anche per me. Da quando mi sono unito alla Jump Force, scopro qualcosa di nuovo ogni giorno. Ma ora stiamo divagando. Joseph, se vuoi usare il mio attacco speciale, devi comprendere il codice e il pensiero di un cavaliere. A noi cavalieri vengono concessi poteri eccezionali, per proteggere Atena durante le guerre divine, usando solamente il nostro corpo. Prendi i cavalieri di bronzo, l'ordine è più basso. Persino i loro pugni possono superare la velocità del suono e polverizzare la materia. I colpi dei cavalieri d'oro, invece, viaggiano alla velocità della luce. Immagina cosa succederebbe se un simile potere venisse usato senza criterio. Un momento, hai detto velocità del suono e velocità della luce? Proprio così, perché? Il corpo umano non può sopportare di muoversi alla velocità del suono, figuriamoci quella della luce. E sta succedendo qualcosa, ragazzi. Ah, ci sono i Venom. Tempismo perfetto. Quindi ragazzi, andiamo a combattere. Queste battaglie con i Venom sono molto fighe, ti permettono di salire di livello, credo quindi che lo scopo principale sia questo. E quindi ho appena eliminato l'avversario. E vediamo che succede, l'ho fatto con Pegasus. Ed eccoci qua. Ora hai capito di cosa parlavo? Scusa se ho dubitato di te, ma in ogni caso, com'è possibile? E non solo tu, ma tutti i cavalieri possono farlo, assurdo. Un umano non potrebbe mai sfidare un dio senza un simile potere. Comunque sia, Jotaro, mi sorprende che tu sappia tante cose sulla velocità del suono e della luce. Pensavo che fossi scarso negli studi come me, ma a quanto pare mi sbagliavo. C'è un certo lavoro che voglio fare in futuro. Un lavoro, eh? Non ci ho mai pensato. Sì, da bambino non ho fatto altro che allenarmi per combattere, ed è così ancora adesso. Ma credo che ci sarà tempo per pensare al mio futuro. Finché questa guerra non sarà finita, voglio combattere con tutti voi. Adesso stiamo parlando con Sirio. Non so se conosci questa storia. Tanto tempo fa, nell'antica Cina, c'era un mercante che vendeva una lancia e uno scudo. Diceva che lo scudo era tanto robusto da poter resistere a qualsiasi colpo, e che la lancia era così potente da poter perforare qualsiasi scudo. Lo stesso vale per i miei pugni e il mio scudo. I miei guanti del drago possono sfondare ogni cosa, mentre il mio scudo del drago è impenetrabile. Vediamo, vediamo. Allora ti chiederai, cosa succederebbe se colpissi il mio scudo con un mio pugno? Non lo so neanch'io, è già successo una volta. In quel caso, entrambi si frantumarono. Ma allora ero ancora giovane e stupido. Potenziando al massimo i miei pugni e il mio scudo, potrei superare i loro limiti. Prima di tutto mi concentrerò sul rinforzare il mio scudo del drago. Mi aiuterai a farlo, Joseph? Perché no, ragazzi? Proviamo ad aiutarlo, eh? Allora fatti sotto e non trattenerti. Vediamo, anzi vedremo, se sarai in grado di spezzare il mio indistruttibile scudo. Molto presto, ragazzi, cambieremo i vestiti al nostro Joseph. In questo modo andremo a cambiare poi pure le mosse e tutto il resto. Ci saranno da fare un bel po' di cambiamenti per lui, visto che è ancora troppo simile all'inizio. Vedete, ho ancora lo spezzo spirito, spezza spirito, ho ancora la Kamehameha, l'inondazione lì, il colpo di gara. Quindi ragazzi, dobbiamo fare dei cambiamenti per lui. La problematica però qual è? È che fare questi cambiamenti richiede del denaro in game, quindi devi fare più missioni, ottenere più oro e quindi poterlo spendere per comprare cose nuove. Per fare questa cosa ci vuole un po' di tempo. Allora, no ragazzi, mi fa la tecnica risvegliata e io ci vado dentro, mi sa. Lo sapevo, dovevo stare fermo al mio posto. Va bene, allora mi vado a fare pure io il risveglio. Mi vado ad avvicinare a lui. Continuo a colpirlo, lo metto a terra e poi vado con la bomba di luce. Lo dovrei prendere in pieno. Preso in pieno! Bene così, Joseph. Ricarica l'energia e vatti a fare sta Kamehameha. Devastalo!
Vai così, preso e messo a terra. Ce la siamo cavata molto bene contro di lui, quindi sono soddisfatto, bene così. Vediamo un po', eh? È soddisfatto? Notevole! Tuttavia, il mio scudo del drago è rimasto intatto. È stato molto utile, ti ringrazio. Torniamo alla base. Va bene, torniamo a casa. Cos'è questo? No, non può essere! Il mio impenetrabile scudo del drago è stato scheggiato? Che sia successo durante l'ultimo scontro? Ma allora... Joseph, mi chiedo quale potere tu nasconda. Ma che figata! Sono appena tornato alla zona del team Alpha, qui c'è Ichigo, che quindi fa parte del nostro team, e arriva anche Gaara. Sei sicuro di stare bene? So che te la sei vista brutta nell'ultimo scontro. Sto bene, non preoccuparti, devo chiederti una cosa. Per caso esiste uno Shinigami con una spada fiammeggiante? Sì, perché? Allora presumo che provenga dal tuo stesso mondo. Vedi... E gli ha spiegato un po' di cose. Un tizio coperto di bende e con un kimono a metà? Esatto, ed era uno spadaccino provetto. Non sono sicuro di conoscerlo allora. Abbiamo ricevuto una richiesta da Naruto e del team Gamma. Dicono che quell'uomo sia Hong Kong e vogliono che andiamo a controllare. Ed eccoci qua. Personaggio che io vi confesso, ragazzi, non conosco. Probabilmente proviene da un manga che, è chiaro, io non ho letto. Però dovete sapere che io conosco l'80% di tutti i personaggi che sono inclusi in questo gioco, eh. Purtroppo per alcuni personaggi, ora come ora, andare a recuperare tutto il manga, tutto l'anime o quello che è davvero difficile. Quindi, in ogni caso, scrivetemi voi nei commenti chi è costui. Vediamo, vediamo, sfidiamolo e vediamo se è veramente forte. Non mi pare controllato dall'oscurità. Quindi vediamo. Questo mondo è peggio dell'inferno. Tu sei il primo che incontro con un po' di spina dorsale. Hai una spada? Quindi sai combattere, giusto? E vabbè, tocca combattere, no? Vai, Ichigo, proveremo anche lui, sono curioso, eh? Hai una spada proprio interessante. Ci siamo. Inizia la battaglia e credo che sarà veramente tosta, quindi dovrò dare il massimo, eh? Vado subito di cattiveria contro di lui. Ritornando al discorso di prima, ragazzi, considerate che io conosco davvero quasi, ma proprio tutti i personaggi del gioco... Me ne mancano alcuni di serie come ad esempio Hunter x Hunter, Bleach e così via. Purtroppo ragazzi sono manga slash anime che nel corso del tempo non ho avuto tempo di guardare. Quindi è chiaro alcuni personaggi non li posso conoscere. Conoscere tutti i personaggi di manga e anime inclusi nel gioco e non solo è difficile perché diciamo richiede stare appresso a tante cose e soprattutto avere molto tempo libero che io ragazzi non ho perché lavoro, a differenza magari di tanti che hanno tanto tempo da dedicare a queste cose. Io ragazzi sono un grandissimo appassionato di manga, anime, li vedrei quasi tutto il giorno no, però purtroppo qualcosina mi manca, ma nella vita proprio questa cosa è recuperabile, non è un problema. Quindi vado a dargli l'ultimo colpo, lo butto giù e sbam! Che poi tra l'altro io ho letto un botto di manga che sono sicuro tanti non hanno letto, come ad esempio Ken il Guerriero, e sono un bel po' di volumi, eh. Ed ora che si fa? Abbiamo vinto, no? Maledizione, è fortissimo! È molto più pericoloso di quanto immaginassi? Ora vi renderete conto dell'abisso che c'è fra di noi? Tu però hai del potenziale, ti andrebbe di unirti a me? Cosa? Un giorno sarò io a dominare questo mondo. Ti sto offrendo un posto al mio fianco, dovresti esserne onorato. Non essere ridicolo, non diventerò mai il leccapiedi di uno come te. Capisco, in questo caso preparati perché è giunta la tua ora. Però sembra essere affaticato. Tempo scaduto, ritenetevi fortunati. E va via, scappa! Fermo! Lascia perdere, Ichigo. Torniamo alla base per ora. Maledizione. Tutto bene quel che finisce bene? Quel maledetto era davvero forte. Se fosse apparso nel nostro mondo ci avrebbe dato parecchio filo da torcere. E cos'è che dice Joseph? Chiuderemo i conti la prossima volta. Dobbiamo assolutamente diventare più forti, Joseph. Sono ritornato in questa zona di One Piece e sembra che ci sia Light. Ehi, voglio anch'io una mela. Che vuoi dire? Ne avevi una, non è vero? L'ho vista sparire. Dove l'hai nascosta? Devi esserti sbagliato. Come fa una mela a sparire nel nulla? Se l'è mangiata Yuka, ragazzi. Basta che qualcuno la mangi. Ha ragione. Hai detto qualcosa? No. Quindi, ragazzi, anche Luffy non riesce a vedere lo Shinigami. Ho capito. È sorprendente, Light. Ha un istinto davvero acuto. Fa silenzio. Ragazzi, ho una fame. Tu no.
Appena i mondi torneranno alla normalità, organizzeremo un gigantesco banchetto con montagne di squisitezze. Allora non c'è tempo da perdere, dobbiamo sconfiggere i Venom e riconquistare la pace. Sì, hai proprio ragione. Mettiamocela tutta, puoi scommetterci, ci vediamo. Non mi fido di Light, per nulla, zero. Monkey D. Luffy, eh? Non capisco se è davvero così spensierato come sembra o se è tutta una finta. Tu pensi troppo, è chiaro che ha la testa vuota. Staremo a vedere. Oh, e Joseph ha visto tutto! Ragazzi, Joseph è un furbacchione, eh? Andremo nella sala comandi nel prossimo episodio, che non appena disponibile troverete in descrizione e nelle schede. Quindi ragazzi, mi raccomando, seguitemi su Instagram perché lì farò nuovi sondaggi per cambiare vestiti e mosse a Joseph. Mi raccomando, iscrivetevi ora al mio canale se non l'avete ancora fatto cliccando qui al centro, guardate altri video cliccando qui a destra e a sinistra. Quindi alla prossima, ciao!